Buongiorno, dicevo ieri che non continuo a fare video lezioni di storia, però oggi voglio parlare un po' di Domenico Ghirlandaio, il pittore fiorentino nato nel 2 giugno 1448 a Firenze. Figlio di un orafo, un grandissimo orafo, figlio di Tommaso Bigordi, che ha possedimenti, un ricco. Lavoratore nell'argento più che oro e altre e pietre. Rinomito nel Firenze per le sue ghirlande, così si chiamavano, che le donne le mettevano sopra le acconciature. In speciale quando le donne si sposavano, avevano un importante evento nella famiglia. Sua madre si chiamava Antonia Costa. Anche lei una donna fiorentina, lei si occupava di cassa, di educazione dei figli, e Domenico è stato primo loro figlio da un numero di 5-4, uno è morto. Benedetto, Davide e Alessandra. Sua sorella sposerà suo amico e collaboratore Mainardi, Sebastiano Mainardi, un altro pittore che si apriranno una loro bottega a Firenze. Le botteghe erano le scuole di pittura, ma non come le scuole che noi le facciamo per, non so, diciamo, qualificazioni, no. Le scuole di pittura erano come un liceo di pittura dove si cominciava a lavorare di piccoli, 7-8 anni, a più di loro andavano più a 14, 13, 12. E prima di tutto facevano un anno di preparare le colori. Le colori si preparavano a quei tempi di diversi veleni, per preparare i colori si usavano anche antidoti, perché succedeva tante volte che qualcuno si avvelenava con quelli, non sapeva chi sono veleni, girava le dita, come è successo a Leonardo da Vinci quando, essendo a corte di Ludovico Moro a Milano, ha incontrato un attore quando Ludovico Moro voleva mettere in scena una grande festa e volevano fare teatro, e un attore ha messo le dita nei vari colori di Leonardo, né sapendo quanto sono velenose. Dopo ha toccato la testa del cane di Ludovico. Il momento in quale il cane viene, lo trova in salotto, dove, a sala pranzo dove Ludovico Moro mangiava. Ludovico, come tutti noi, quando arriva nostro amico il cane o gatto, l'ha accarezzato. Proprio in quei punti dove l'attore aveva toccato con i colori. Poi lui è svanito e Leonardo ha preso certe cose, più con latte, con uovo, con queste cose qua, e ha preparato un antidoto che l'ha salvato Leonardo. Ma oggi non parliamo di Leonardo, ma volevo farvi sapere come quei colori sono molto velenose. E
ritornando a Ludovico Moro, è stato così contento e felice che è stato salvato, non è morto, che gli ha regalato tanti soldi a Leonardo. Leonardo continua a parlare di Leonardo quando si deve parlare di Domenico Bigordi, però non posso trattenermi questo discorso su Ludovico Moro e Leonardo, grande Leonardo. E ha regalato tanti soldi, un mucchio di monete d'oro. Dopo, come dicevo, suo padre Tommaso di Curado Bigordi aveva possedimenti a Broncigliano, in comune di Scandici, provincia di Firenze. Orafo il gioielliere diventa anche suo figlio, quello più grande, Domenico. Gli piaceva più di lavorare argento e fare ghirlande, gli piaceva a fare ritratti delle persone che passavano davanti alla loro bottega. La loro bottega era in via Ariento di Firenze, o Argento, in dialetto Ariento, Argento. Ariento in dialetto fiorentino, Argento. E si specializzava in confezionare delle ghirlande bellissime per acconciature femminili. Poi va a continuare, visto che lui faceva sempre ritratti, suo padre ha capito che è meglio che lo lascia andare a fare pittura, il disegno, quello che voleva, e lo mette a studiare, diciamo, nella bodega del maestro Alessio Baldovinetti per un anno o due. Ha cominciato a imparare a preparare i colori, poi passa nella scuola del maestro Andrea Verrocchio, quello più grande maestro dei maestri, come ho fatto un video, l'ho denominato perché è stato maestro di Leonardo, Raffaello, con tutti che Raffaello stava più a Urbino, ha fatto qualche scuola anche lui, qualche passaggio, diciamo, nella bodega di Andrea Verrocchio. Io sono stata affascinata di Andrea Verrocchio quando ho parlato in un video l'anno scorso di Andrea Verrocchio, sono rimasta affascinata. Dopo, come diceva, gli piaceva fare ritratti dei passanti e suo padre l'ha messo a fare pittori, dopo, come dicevo, nella bodega del maestro Baldovinetti per fare la pittura. Questa notizia è stata trovata nelle memorie di un certo Francesco Baldovinetti. Francesco Baldovinetti era un parente di questo maestro Alessio, un artista che ha comprato ustensili quando è morto